Insomma, permetteci di non avere un governo in questa fase. Ma guardate, noi l'abbiamo detto in tutti i modi in queste ore. È inaccettabile che le forze che hanno prevalso il 4 di marzo non abbiano ancora indicato precisamente che cosa intendono fare. È inaccettabile questo balletto di tatticismi, personalismi, di tira e molla. E tanto più per la situazione internazionale occorre uno sforzo di responsabilità che non c'è da parte di chi ha vinto il 4 marzo. Si sono dichiarati vincitori il 5, ma non sono stati all'altezza di quello che è accaduto e questo ci preoccupa molto. La nostra posizione è sempre stata una posizione limpida, coerente, responsabile. Abbiamo detto chiaramente che spettava innanzitutto a loro indicare una strada. Questo non sta accadendo e io spero tanto che riflettano sulla loro incapacità e dico che tanto più di fronte a questo scenario è finito il tempo delle ambiguità. Questo è evidente. Sarà spostata l'assemblea del PD? Ma noi l'abbiamo spostata in ragione della delicatezza del momento. Penso che questo spostamento ci stia, chiedo ovviamente a tutto il Partito Democratico di continuare a lavorare in maniera unitaria e di essere consapevole che tanto più di fronte a questa situazione molto delicata sul piano generale tocca al PD un di più di responsabilità e penso che questo stia accadendo. L'assemblea si farà presto e da questo punto di vista non mancherà il nostro percorso di discussione anche con la platea più ampia che abbiamo, che è quella dell'Assemblea Nazionale. Un governo di tutti, il PD ci starebbe? Disponibile. La nostra posizione è quella indicata al Quirinale anche nel secondo passaggio di consultazione. Adesso aspettiamo di capire innanzitutto come vorrà indicare un percorso il Presidente Mattarella, rimaniamo sulle nostre posizioni. Quello che è certo è che questi giorni hanno dimostrato l'incapacità del centrodestra e dei 5 Stelle insieme di arrivare a un percorso, a un'ipotesi e questo mi pare purtroppo evidente. Continuo a pensare che da parte di quelle forze ci vorrebbe più responsabilità, cosa che non sta accadendo. Grazie.